esercizio c'è un tubo a raggi catodici che quindi emette elettroni dal catodo, un sottile fascio di elettroni, e viene applicata una DDP anodica di 500 volt tra i due elettrodi, quindi il catodo che emette elettroni e l'anodo, l'elettrodo positivo, che invece li attira. Prima domanda, calcola l'accelerazione subita dagli elettroni. Questa è la situazione: catodo, cannoncino elettronico, che per effetto termoionico con un'alimentazione di 6,3 volt in corrente alternata si riscalda, e per effetto termoionico escono fuori degli elettroni da questo filamento incandescente. Escono però praticamente fermi, quindi bisogna accelerarli dal catodo fino all'anodo, da C ad A. Per farlo si pone una DDP da 500 volt, tensione anodica, tra C ed A, data da questo generatore. E bisogna fare in modo che il campo elettrico sia rivolto in basso, così la forza elettrica sarà rivolta in alto. Infatti ricordiamo che su una carica negativa la forza e il campo elettrici hanno versi opposti. Quindi, se vogliamo una forza in alto, il campo deve essere in basso. Questo perché gli elettroni sono cariche negative. Per questo motivo dobbiamo mettere il polo positivo in A all'anodo e il catodo è negativo. È anche ovvio, così gli elettroni sono attratti dal polo positivo e respinti dal polo negativo, quindi accelerano verso l'alto. Noi dobbiamo calcolare l'accelerazione di questi elettroni. Usiamo la seconda legge di Newton, la legge fondamentale della dinamica, forza totale uguale ma, scritta in forma vettoriale e poi in forma scalare togliendo le frecce. La forza totale è solo la forza elettrica, ci sarebbe anche la forza peso, ma è sempre trascurabile per gli elettroni e le altre particelle atomiche o subatomiche. Quindi la forza totale è la forza elettrica che si calcola E per E. Il segno meno non lo metto perché sto ragionando soltanto sui valori numerici, quindi sui moduli dei vettori. Quindi con la legge di Newton trovo la formula inversa, l'accelerazione E su m, carica dell'elettrone, e poi la massa dell'elettrone qua sotto. Il campo elettrico lo devo calcolare a parte con la solita formula per cui il campo elettrico è generato dalle differenze di potenziale. Quindi devo dividere la DDP da 500 volt diviso il tratto in cui questa DDP è applicata, cioè 10 centimetri, ho immaginato, tra il catodo e l'anodo, come scritto qua. Quindi 500 volt diviso 0,10 metri, questo campo elettrico è di 5.000 volt al metro, che possiamo anche scrivere 5.000 newton su coulomb, ricordando che l'altra unità di misura del campo elettrico è newton su coulomb, come si ottiene appunto ricavando il campo elettrico da qui, è uguale forza elettrica su carica, quindi newton su coulomb. Questo valore di campo elettrico lo andiamo a sostituire nel calcolo di prima per trovare l'accelerazione, quindi ci mettiamo 5.000 volt al metro. Il risultato è 0,88, anzi 8,8 per 10 alla 14 metri al secondo quadrato. Vediamo come viene fuori metri al secondo quadrato, giustamente perché è un'accelerazione. Abbiamo coulomb volt su chilometro, ma al posto di volt su metro, come detto prima, conviene mettere newton su coulomb. Quindi abbiamo coulomb e chilogrammo, lo ricopiamo. Volte su metro è diventato newton su coulomb. Al posto di newton scriviamo chilogrammi per metro fratto secondo quadrato. Chilogrammi si semplifica, rimane metri al secondo quadrato, che è l'unità di misura dell'accelerazione, un valore molto grande, come è logico, perché gli elettroni sono estremamente leggeri e quindi facili da accelerare. Subiscono quindi un'accelerazione che è circa 14 ordini di grandezza superiore all'accelerazione di gravità che viviamo noi, sperimentiamo sulla Terra.